Un minuto con Padre Pio da questo luogo importante in questo mese di maggio, perché dinanzi a questo mosaico negli ultimi anni di vita di Padre Pio, quanti rosari e quante preghiere, quante suppliche, ma soprattutto quante grazie avrà strappato alla Madonna Padre Pio da Pietrelcina. E oggi qui per parlarvi di una particolare ed importante devozione di Padre Pio verso la Madonna di Pompei e verso quella supplica composta dal beato Bartolo Longo. Padre Pio visitò quel celebre santuario di Pompei almeno tre volte durante la sua vita: nel 1901, quando da ragazzo andò insieme ai compagni di scuola; nel novembre del 1911, accompagnato dal guardiano di Venafro, quando si dimorava in quel convento e venne accompagnato dal guardiano dopo aver fatto una visita medica a Napoli; e poi ancora l'ultima volta nel gennaio del 1917. Abbiamo una data, 3 gennaio 1917, in licenza militare, tornando appunto da Napoli. Alla Madonna di Pompei Padre Pio si è rivolto tantissime volte, in modo particolare per ottenere tre grazie. La prima grazia era quella della liberazione dal servizio militare, poi ancora la grazia di ritornare in convento, e l'ultima grazia, quella che non gli fu mai concessa rispetto alle prime due, era quella della morte. Ecco, Padre Pio chiedeva di pregare anche alle sue figlie spirituali, pregare per la sua morte, per la sua dipartita. E proprio su questa grande devozione di Padre Pio c'è un aneddoto che raccontò un suo confratello, a cui Padre Pio confidò che per 35 anni lui aveva chiesto la grazia alla Madonna di portarlo in paradiso, ecco, la grazia della morte. E poi disse: io ho sempre pregato la Madonna per questo, ma poi ho smesso. Confratello disse: ma come, padre, lei che tanto ama la Madonna, in modo particolare la Madonna di Pompei, ha smesso di pregare la Madonna di Pompei? E lui rispose: ho chiesto alla Madonna di farmi questa grazia di morire, ma non mi ha ascoltato. E quando è una mamma che non ti ascolta, non c'è più niente da fare, disse Padre Pio al suo confratello. E proprio qui, il 20 settembre del 1968, in occasione del 50° anniversario dell'impressione delle stimmate visibili nella carne di Padre Pio, un figlio spirituale napoletano offrì a Padre Pio un grande fascio di rose rosse che quel giorno circondavano l'altare. Padre Pio, visibilmente commosso, ne estrasse una di rosa da questo bellissimo mazzo e lo mise tra le mani di questo cuore gentile che gli aveva offerto queste rose, e gli disse: porta alla Madonna di Pompei questa rosa e fallo per me. Allora il devoto subito si mise in macchina al ritorno, andò verso Pompei, si presentò nel santuario, vide una suora e gli affidò questa rosa e disse: sorella, questa è una rosa che arriva da San Giovanni Rotondo, è Padre Pio che la vuole offrire alla Madonna. Beh, la suora subito, immediatamente, come sentì il nome di Padre Pio, subito prese questa rosa e la sistemò alla bel meglio davanti a questo bellissimo quadro della Madonna di Pompei. Il 23 settembre del 1968 Padre Pio viene a mancare. Ebbene, nel santuario di Pompei, nel momento in cui la stessa suora andò a raccogliere un po' tutti questi fiori appassiti, si accorse che proprio questa rosa invece emanava ancora un profumo straordinario. Oggi è conservata nel santuario, era ritornata richiudendosi in un soave e grazioso bocciolo. Un vero e proprio segno, un segno che è stato dato, possiamo dire, a tutti noi, proprio dal cielo, per indicare che quel bocciolo si era aperto nel tempio di lassù, per poi restare senza marcire una rosa, un fiore dinanzi al trono celeste di Maria. In tal modo possiamo dire che Padre Pio ha voluto ringraziare la Madonna di Pompei, perché finalmente gli ha fatto questa grazia, la grazia della morte, chiesta incessantemente per 35 anni.